Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Io sono Simonetta e questo è Inglese a noi due. Oh wow, you have a really pretty dress today. I have a nice purse to lend you. E fin qui tutto bene. Sappiamo coniugare il verbo to have, possedere, avere, con i primi due soggetti. I, io, you, tu. Ma cosa accadrebbe nel caso in cui coniugassimo il verbo avere nei successivi tre soggetti? She, lei, he, lui, it, esso. Cosa accadrebbe in questo caso? Inglese a noi due è su Facebook, Instagram e YouTube. Mi raccomando, seguitemi su tutti i miei canali per non perdervi nessun contenuto e sfidiamoli insieme questo inglese. Giusto per esserne sicura, ricapitoliamo un attimo i tre soggetti della terza persona singolare. Abbiamo she, che significa lei, il quale pronome soggetto può essere sostituito da un nome femminile di persona, per esempio Lucia, Maria, Francesca. Abbiamo il soggetto he, che significa lui, il quale pronome soggetto può essere sostituito da un nome maschile di persona, per esempio Franco, Luigi, Paolo, or John. E successivamente abbiamo it, che significa letteralmente esso. Si parla di un neutro, quindi si parla di un oggetto, per esempio a table or a chair, a house. Oppure si parla di un animale che deve essere sempre singolare, per esempio a cat, or a horse, or a dog. Ok? Quindi nella frase possiamo trovare soggetto she di frase, oppure possiamo trovare Maria, che rimane soggetto di frase. Non possiamo trovarli in contemporanea. Daisy has a cozy apartment. Daisy has a cozy apartment. Daisy ha un appartamento accogliente. E Daisy si può sostituire con she. She has a cozy apartment. Lei ha un appartamento accogliente. Passiamo a John has a blue tie. John has a blue tie. John ha, possiede, una cravatta azzurra, blu. John si può sostituire con he. He has a blue tie. The museum has nice paintings. The museum has nice paintings. Il museo ha bei quadri. The museum, essendo appunto un neutro singolare, posso sostituirlo con it, il pronome soggetto it. E la frase suonerà un po' così. It has nice paintings. Con il restante dei soggetti, il verbo to have non ci crea nessun problema. Abbiamo visto a inizio video I have, you have. Ora guardiamo we, noi. We have two jars of peppers. Noi abbiamo due confezioni in vetro di peperoni. You have enough umbrellas for everybody. You have enough umbrellas for everybody. Voi avete ombrelli sufficienti per tutti. Sofia and Luca have one cat. Sofia e Luca hanno un gatto. Sofia and Luca lo posso sostituire con they. They have one cat. Loro hanno un gatto. Se vi state chiedendo la differenza tra to have e to have got, significa che non avete visto i miei ultimi video. Cliccate qui e andatevelo a rivedere, così da non sbagliare più o non avere più il dubbio. Vi lascio un breve quiz con l'argomento di oggi.
e aspetto, mi raccomando, i vostri commenti, i vostri messaggi privati o, se preferite, una cartolina. Have a nice day, guys. Thank you. Bye.